nel viaggio in giro per il mondo. Sì, Nicola, vediamo dove ci porta oggi il nostro mappamondo. Assisium Travel ci porta in Arabia Saudita. Ah, benissimo. Allora, fra tutte le lingue che abbiamo ascoltato mancava l'arabo. Chi è Giulio che conosce l'arabo? Tu sai bene? Roberto Balducci. No, Roberto Balducci è l'unica lingua che non parla, non pratica l'arabo, Roberto. Chi è che conosce invece bene l'arabo? Va ad acquistare shampoo in Arabia lui? Spesso e volentieri. Catoggio. No, è Simone. Dio, madonna, non sei tu uno oggi. È Simone Martinetti. Sì, rewind, rifacciamo. Ma non sei d'accordo, vedo. Allora, dimmi. Allora. Giulio, chi è che conosce bene l'arabo? Simone Martinetti e l'arabo sono... vanno la stessa di... cosa. Perfetto. Allora, fra la poco... moglie c'ha il burka. La moglie c'ha il burka, perfetto. Salutiamo anche tua moglie, vuoi salutarla? In arabo devi salutarla, in arabo. Abla Cadalaura! E fra poco ci annuncerà la pubblicità in arabo. Qual è? Prenditi la telecamera, non cambiate canale. Sì, quale d'uso? Restate, eccola qua, la riga credo sia... L'unica, è un copione scritto in italiano. È l'unica, una frase, l'unica in frase araba. Se è araba vera, poi non lo so. Non cambiate canale e restate con noi a Caffè Sport, ce lo dice Simone Martinetti in arabo, vai! La Tagira al Kanati, la Tanzei, la Yaba, la Riada. Pubblicità.